Buongiorno, dalla centrale di controllo Astrolab Team Parade, ecco gli aggiornamenti aggiornati all'ultimo giorno, cioè oggi. Luvie e Marco sono due terrestri partiti alla volta dell'universo per esplorare i confini del mondo Lav. Tutta colpa della nonna di Marco che, a quanto dice, ha trovato un coupon di Elon Musk nel supermercato sotto casa. Questo ha permesso a Luvie e Marco di costruire una cartonave e da bravi cartonauti sono partiti alla volta dello spazio. In realtà adesso non sappiamo nemmeno dove siano. Sappiamo solo che sono sottoposti a una forza estremamente intensa che li sta portando ai confini dell'universo. La forza Erasmus Plus. Le nostre anime e i nostri cuori sono con loro e speriamo che i nostri cartonauti riescano a superare anche questa difficoltà. E l'Astrolab ci sta contattando. Non vedete che sono impegnato? Insomma, per il momento è tutto. Sigla. Siamo pronti per partire, la scuola da finire. Papà mi vuol dottore, va bene il muratore. Regà, una cosa è certa, sarà un gran fatto. Piuttosto, vado nello spazio. Accendiamo i motori! Stiamo rotolando nello spazio. Chissà se troveremo sto lavoro. Adolescenti in mezzo all'universo. Per scoprire il mondo là. Spieghiamo noi. Chissà se troveremo sto lavoro. Adolescenti in mezzo all'universo. Per scoprire il mondo là. Io, alla vostra età, lavoravo già. Grazie nonna! Centrale di controllo! Centrale di controllo, mi sentite? Sta andando tutto storto! Astrolab, ma siete ancora vivi? Che volete? Vi avevo detto che non volevo più parlarci con loro. Hanno detto che è un'emergenza. Ma che emergenza? Sono su una cartonave di cartone in mezzo allo spazio ignoto. Cosa può andare storto? Aiuto! Stiamo venendo risucchiati da una forza che ci sta trascinando nell'ignoto. Non so se sopravviveremo. Oh... Che sarà mai? Almeno voi lassù non dovete sorbirvi gli infiniti pranzi gustosi della domenica. Insomma, risolvetevela voi. Ciao! Vabbè, ci arrangeremo anche questa volta, Marco, hai capito? Luvi, non abbiamo scelta, dobbiamo lasciarci andare alla forza Erasmus Plus! Vabbè, allora almeno cerca di scoprire qualcosa, controlla gli archivi. Ho trovato, c'è un prof che parla, ti mando il video! Forza, forza, dai, manda il video! E ciao, oggi siamo qui per parlare di Erasmus Plus e tutti quei progetti che si possono fare per studiare e lavorare all'estero e siamo qua con il professor Walter Scavello. Partiamo proprio perché tu come prof hai inventato e ti occupi proprio di un progetto Erasmus Plus nella tua scuola. Sappiamo che è un po' particolare, ci spieghi meglio? Allora, il nostro progetto Erasmus Plus si chiama SHARE ed è un progetto sul patrimonio culturale locale di 5 paesi. Italia, il nostro liceo, poi c'è una scuola di Bursa in Turchia, una scuola in Polonia, una scuola in Lituania e una scuola in Inghilterra. Questo progetto prevedeva di così far conoscere ai partner europei il patrimonio culturale locale. Senti, ma allora, se tu sei uno che segue i ragazzi che vanno via, li motiva, cioè noi a volte alla nostra età ci facciamo un po' prendere da mille pare, mille problemi, magari sai, siamo disorientati, ci viene l'ansia, oddio, ma come faccio? Quindi tu come fai con i tuoi studenti quando partono? Cioè, li segui, ti chiedono dei consigli, gli stai un po' dietro, oppure sono abbandonati un po' a loro stessi, voi andate che tanto andrà bene? Beh, in tanti progetti che abbiamo fatto noi prevedono mobilità brevi soprattutto, quindi al massimo 2 settimane, per cui abbiamo accompagnato i ragazzi all'estero proprio noi personalmente e prima ci siamo occupati di tutta l'organizzazione del viaggio, quindi biglietti, assicurazione, soggiorno, eventuale soggiorno in famiglia, quindi li abbiamo seguiti in tutti gli aspetti del viaggio. Pensa che molti degli allievi selezionati non avevano mai preso l'aereo, quindi l'Erasmus è stata l'occasione per loro di entrare in un aeroporto e volare per la prima volta.
La cosa bella è che con delle esperienze del genere si imparano a fare delle cose, quindi adesso uno soprattutto che è in quarta e in quinta comincia a pensare al curriculum, a queste famose skills che bisogna acquisire assolutamente per poter lavorare, quindi uno che fa un Erasmus Plus, cioè nel suo curriculum che cosa può inserire? Tra le soft skill più ricercate ci sono le capacità di relazionarsi con gli altri in lingue straniere, e di parlare in pubblico, di presentare i prodotti che sono stati realizzati, e quindi ce n'è tanto. È una piccola palestra proprio di quelle attività che a scuola magari non sempre si fanno, di cose pratiche, di cose vive. Bene, quindi diciamo che in generale, ragazzi, buttatevi adesso che ci si può muovere un po' di più e provate a fare un'esperienza del genere, perché si incontrano un sacco di persone e si imparano anche a fare delle cose. Quindi noi ringraziamo tantissimo il professor Walter Scavello e chissà, magari ci incontreremo su qualche aereo in viaggio da qualche parte, quindi grazie mille. Io passo il 23 per Dublino. Ecco, quindi buon viaggio e magari ci incroceremo con qualcuno di noi da qualche parte. Ciao, grazie, ciao. Ciao, grazie. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you held my heart inside of your hand. And you played it, you played it, you played it, you played it through the beat. Ok, siamo un po' più stabili adesso. Non c'è di che. Grazie Matti, delle tue onde sonore hanno fermato le perturbazioni, ma come facevi a saperlo stavolta? Non lo sapevo. In realtà, volendo diventare una stella, stavo cantando e ho provato a aiutarvi facendo quello che so fare. E invece di stare lontani da noi non lo sai proprio fare, eh? Dai, Luvia, ammettilo, stavolta ci hai aiutato davvero un sacco. Va bene. Grazie, Matil, per averci aiutato. Non è che per caso sai qualcosa in più anche su Erasmus Plus? Ma in realtà non molto. Però ho pensato a una cosa. Questa forza vi ha portato lontanissimi da casa. Guardate quante stelle, luci ed esperienze. Bello, no? Però a volte ci si può sentire un po' soli. La musica qui può aiutare. Brava Mati, brava, brava, brava come sempre, sei bravissima. Ci mancava solo il discorso motivazionale. Vabbè, ciao. No, aspettate. C'è un ragazzo che ha fatto la vostra stessa esperienza con questa forza Erasmus. Vi mando il video. Oi Karam! Ciao! Da quanto tempo, vecchio, come stai? Bene, tutto bene? Sì, tutto in Inghilterra. Sei andato in Inghilterra? In no, che figata! Con questo progetto, Share Erasmus Plus, era per incontrarmi con altre scuole europee, quindi con altri ragazzi. Lo scopo di questo progetto era conoscere altre culture e trasmetterle proprio. Quindi anche loro poi sono venuti da noi a Serra d'Italia. Caspita! E poi sei andato là? Poi sono andato là. Era bello all'inizio, parlare con gli altri era un po' complicato, però dopo che abbiamo sciolto il ghiaccio, da Dio. Da Dio. Questa esperienza mi ha lasciato proprio una formazione. Io per organizzare l'evento, quando sono venuti tutti a Sanremo, è stato quasi come un'organizzazione, tra virgolette, aziendale, proprio che dovevamo metterci a organizzare, fare un itinerario. Quindi anche lavorare in gruppo, coordinare un gruppo, quindi anche proprio costruire un sito in cui tutti potessero vedere e condividere. Ah, figate questo, bello. Esperienze. È stato molto bello. Ma senti, questa cosa come si chiamava? Share Erasmus Plus. Erasmus Plus, ma io ad esempio vorrei farlo, adesso che stiamo ripartendo e tutto il resto, mi piacerebbe anche riprendere a fare questa cosa, ma sì. Mi dai qualche consiglio? È una cosa difficile, allora, o è fattibile? Sicuramente trovi tutto sul sito, poi puoi provare anche a rivolgerti alla tua scuola. Io ho fatto così, è stato un progetto molto interessante che mi ha dato anche un po' di formazione. Ok, ci sono gli altri che sono in giro, li raggiungiamo? Andiamo a raggiungerli. Dai, bello. Alla fine, anche questa volta se la sono cavata. Ci sono forze che ti portano lontanissimo da casa, ma non bisogna mollare.
finché il cartone non si sfilaccia, finché non si bagna, finché non marcisce, finché questa vostra cartonave non perde pezzi tra gli asteroidi, c'è ancora una sola speranza. Non bisogna mollare. Ragazzi, qui torre di controllo, mi ricevete? Ah, sì, ecco, bene. Beh, devo dire che sta andando tutto bene, d'altronde vi seguo da remoto, la rotta è quella giusta, siete ancora nello spazio, quindi direi che va tutto benissimo. Io volevo ringraziarvi tantissimo perché quando abbiamo parlato l'ultima volta di Erasmus Plus, ho parlato con un sacco di persone che hanno fatto esperienze di formazione e lavoro all'estero, mi sono anche informata con la scuola come si fa a fare così, quindi io nel dubbio la valigia l'ho fatta. Devo trovare un modo per chiuderla perché dentro ci ho messo troppe cose e non si chiude più, però in qualche modo farò, ecco. E niente, grazie mille ancora e mi raccomando, mantenete sempre la rotta. Ciao! Vabbè, allora, a forza di mandarci tutti questi messaggi di speranza, io un po' le speranze le sto perdendo. Brava, Luvi, brava, stiamo tornando in orbita, hai fatto un bel lavoro! Vedi che adesso anche le cose belle arrivano, perché in fondo è questo un po' il messaggio di tutte queste esperienze di lavoro e all'estero, insomma. Cioè, andare fuori di casa, raccogliere un sacco di lezioni, di cose da imparare e poi riportarle. Forse è per questo che il Ministero del Lavoro ci ha mandato quel drone sonda e ci ha chiesto di raccontare queste cose anche ai ragazzi della Terra. Vedi, Luvi, che questo viaggio sta sempre più trovando un senso. Comunque non ti arrabbiare, eh. Ti devo dire una cosa. Prima, facendo quei discorsi, mi sei sembrato un pochino Matil Joplin. No! Non la nominare! Io non sono per niente così, Marco. Non posso credere che tu abbia detto una cosa del genere. Va bene, se lo dici tu mi fido. Sei insopportabile! Andiamo! Il lavoro ve lo spieghiamo noi. Chissà se troveremo sto lavoro, ad un istinto in mezzo all'universo, per scoprire il mondo là. Io, alla vostra età, lavoravo già. Grazie, nonna!